giorni dal 39esimo congresso del Partito Radicale Transnazionale qui a Roma, l'ultima giornata, quasi ultimi minuti, stiamo in compagnia di Marco Beltrandi, deputato radicale, componente della commissione finanze, se non sbaglio. Sì, bilancio. Bilancio, chiedo scusa. E a questo punto gli chiediamo ovviamente anche una riflessione sul provvedimento economico che è stato emanato dal governo e che adesso sta praticamente in discussione alle Camere. Intanto una considerazione di tipo generale, come potresti commentarlo? Ma il documento, la manovra finanziaria, il decreto legge, a mio avviso è il migliore di quelli che io ho avuto come parlamentare occasione in questi anni di vedere passare sotto il mio naso, nel senso che è il meno inadeguato rispetto alle necessità ed è anche il più ambizioso, perché effettivamente ci sono delle riforme di struttura in quel provvedimento che nessuno aveva avuto finora il coraggio dal governo di tentare di realizzare. Sono riforme che peraltro tutti sanno che dovevano essere adottate e lo si sapeva anche 10 anni fa, 15 anni fa, e tuttavia mentre noi le abbiamo sempre proposte, però gli altri partiti, per ragioni supposte di consenso, in realtà per le ragioni legate alla non democrazia, hanno evitato di adottarle, e quindi come sempre accade in questi casi, ora che vengono adottate sono anche più gravi, più gravose rispetto a quello che sarebbero state se fossero state adottate in precedenza. Il fatto di aver sempre detto di no, ad esempio, ad ogni riforma ulteriore delle pensioni porta adesso ad una riforma più importante di quella che sarebbe stata necessaria 5 anni fa, e questo è inevitabile. Quindi io, nel complesso, perché un provvedimento così lo si deve valutare nel complesso, devo dire che è un provvedimento serio, è un provvedimento coraggioso. Sicuramente ci sono delle misure non eque, ma è quasi impossibile raggiungere l'equità in una situazione del genere. E in più se ne è parlato poco, ma andandolo a vedere anche nei dettagli ci sono diverse misure anche per la crescita piuttosto interessanti, quindi anche da questo punto di vista credo sia molto sottovalutato. Marco, come sappiamo appunto questo decreto adesso verrà discusso nelle Camere e quindi si aprirà il dibattito tra i partiti, ci sa chi in qualche modo sostiene il governo, come sappiamo è una maggioranza abbastanza trasversale, un po' particolare, così possiamo dire, rispetto alla precedente, e chi ovviamente sta all'opposizione. Pensi che ci si corre il rischio di vederlo stravolto nella sua organicità questo provvedimento? Si riuscirà a fare salvo il saldo finale? Ma il rischio c'è sempre che venga stravolto, tuttavia penso che la situazione sia di tale gravità e i disaccordi tra i partiti della maggioranza siano così forti, per cui alla fine io un po' spero e un po' prevedo che alla fine Monti concederà pochissimo in termini di modifiche. Peraltro stasera si riunisce di nuovo la Commissione Bilancio alle 20.30, l'ultima seduta è stata ieri sera e ieri sera ad esempio non si riusciva a trovare la copertura nemmeno per quegli sgravi che sono stati promessi forse un po' troppo velocemente. Sgravi comprensibili, corretti, però bisogna trovare la copertura economica e non si stava trovando. Quindi io a un certo punto mi auguro che di fronte a 1400 emendamenti, di fronte a una copertura economica che non si trova, di fronte a un accordo tra partiti che non si riesce a trovare, alla fine Monti decida di proseguire sulla sua strada, blindi tutto, metta anche la fiducia e si porti a casa la manovra. Noi radicali abbiamo presentato una 15ina di emendamenti su diverse questioni, tutte molto rilevanti. Molti di questi emendamenti non comportano nessuna spesa, quindi per esempio quello sulla trasparenza, ma anzi addirittura abbiamo presentato emendamenti che comporterebbero nuove entrate.
Io naturalmente mi auguro che il governo ne tenga conto, ce n'è poi uno in particolare a cui tengo tantissimo, che è quello sulla convenzione di Radio Radicale. Su questo stiamo conducendo una battaglia molto dura sull'ammissibilità dell'emendamento e appunto adesso è pendente un ricorso addirittura al Presidente Fini, quindi insomma è una situazione molto complicata, ci sono in ballo questioni molto importanti. Però mi sembra che il governo abbia sin qui agito piuttosto bene e noi alla fine voteremo sì senza mal di pancia, senza sì ma, perché appunto dobbiamo tener conto del contesto e dobbiamo tenere conto dell'insieme delle misure. Marco, se tu sei gentile, un'ultima domanda volevo farti, proprio parlando di Radio Radicale, siamo ovviamente preoccupati che questa voce libera, a cui ci siamo effettivamente come una fonte abbeverati per tantissime generazioni di radicali, così la realtà è questa, e allora le entrate di Radio Radicale sono state la convenzione, il prezzo della convenzione giustamente per il servizio offerto e anche i fondi all'editoria, o sbaglio? Ecco, di queste due entrate, quale delle due è in ballo, nel senso che rischia di non esserci più? No, adesso quella che rischia di non esserci più è la convenzione, e quindi la parte più, nettamente più importante, cioè la convenzione che viene stipulata con il Ministero delle Comunicazioni, che adesso è inglobato nel Ministero dello Sviluppo Economico e che consente alla radio di svolgere il servizio pubblico che tutti gli ascoltatori di Radio Radicale ben conoscono. La convenzione è scaduta in novembre, è stata inserita nell'ultima manovra precedente a questa una sorta di proroga per 3 mesi, 4 mesi, ma è chiaro che un'azienda non può vivere con 3 mesi di prospettiva che poi diventano 2, eccetera, cioè non è possibile fare investimenti, non è possibile fare niente, ed è da un po' di tempo che la radio è in questa precarietà. Allora per questo stiamo cercando di fare tutto il possibile perché il nuovo governo dia almeno alla radio un respiro di un numero di anni sufficiente, perché altrimenti veramente diventa tutto molto a rischio. Per quanto riguarda i contributi sull'editoria, il problema c'è, il grosso, perché sono anni e anni che ogni governo li taglia. Ora, c'è ragione per tagliare i contributi sull'editoria, perché di fatto il sistema funzionava in questo modo. Funzionava che, poiché si ammette che in Italia non c'è un mercato radiotelevisivo, allora per compensare gli operatori privati si danno tantissimi contributi. Solo che cosa succede? Che poi naturalmente per le difficoltà delle finanze pubbliche ogni anno i contributi vengono tagliati indiscriminatamente. Ora, se è vero che questo sistema dei contributi non funziona bene perché finisce per finanziare iniziative editoriali di partito che non conosce nessuno, che non hanno nessun mercato e che vivono solo per intascare i contributi, però va anche detto che tagliare di punto in bianco risorse così non può essere la soluzione del problema, soprattutto non può essere la soluzione del problema far sì che queste risorse vengano decise, l'assegnazione di queste risorse, con troppa discrezionalità dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, perché evidentemente diventa quasi impossibile evitare abusi, storture, quindi tutto il meccanismo andrebbe riformato e andrebbe pian piano, a mio modo di vedere, abolito, ma creando le condizioni di un vero mercato, libero mercato, che adesso non ci sono. Non sottraiamo più Marco Bertrandi ai suoi compiti e ai suoi doveri istituzionali, lo ringraziamo moltissimo per la sua cortesia e gli diamo appuntamento su internet e gli faremo avere anche questa intervista, anche se piccolissima cosa. Grazie a voi. Grazie ancora. Grazie.